oggi scopriamo insieme come eliminare vecchi adesivi attaccati sulla carrozzeria del nostro van. Ci stiamo recando proprio adesso in un piccolo posticino per poter agganciarci anche alla corrente, quindi avere anche la possibilità di attaccare un utensile che scoprirete più avanti nel video. Quindi continuate a guardare il video per capire come andiamo a togliere vecchi adesivi cristallizzati sulla carrozzeria del nostro van, ma questa pratica è praticamente utilizzabile su qualsiasi altro mezzo o superficie. Continuate a seguirci e a guardare questo video fino alla fine. Questa è la postazione che abbiamo scelto per togliere questi adesivi, che per carità sono pure belli, ma abbiamo pensato comunque di toglierli. Ci stanno lì su tutta la fiancata e anche nella parte superiore qui, quindi scopriamo insieme come eliminare questi adesivi un po' datati e cristallizzati. Non facile, ma ci proviamo subito. Allora, spieghiamo cosa abbiamo utilizzato per eliminare e togliere praticamente gli adesivi. Ci siamo muniti di phon, un vecchio phon, una bella prolunga per poterla collegare alla nostra presa di corrente, uno sgrassatore, non diciamo la marca, e due straccetti di microfibra molto profumato e anche un secchio. Praticamente riscaldando andiamo a dare nuova vita alla colla sottostante al vinile, quindi in teoria potremmo già iniziare a fare questo. Bisogna sempre fare piano, altrimenti rimane la colla su, e poi ci vuole tantissimo olio di gomito per toglierlo. Bisogna avere pazienza e fare piano. Questo sta venendo veramente bene. Nel frattempo c'è la Tizi che sta preparando il caffè. Nel frattempo la pausa caffè è d'obbligo. Siamo sempre qui. Qua c'è il tramonto, qua c'è il nostro van. Stiamo eliminando questi adesivi. Pausa caffè. Eccolo qua, è un piccolo dolcetto. Questo non è il pasticciotto, è la forma del pasticciotto, ma è il fruttone. Pasta di mandorla con tetto di cioccolata.
per causa di forza maggiore stoppare per farvi vedere questa bellezza della natura. Oggi il sole ha pensato bene di stupirci nuovamente. Ormai non ho più le unghie. Arriva in soccorso l'unghia magica. Lei nel frattempo cerca di bruciarmi per ostacolarmi. Ed ecco come magicamente, una volta riscaldato, il PVC si stacca. Prendiamo la R. E piano piano anche la R va via. Ci scusiamo con l'azienda Trigano. Non volevamo fare nulla di cattivo nei vostri confronti, ma vogliamo togliere questi adesivi. Cogliamo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al nostro canale, se non lo avete fatto, per seguirci in tutte le nostre stupidità continue che andremo a fare nel corso del tempo. Quindi, se volete vedere cose stupide, continuate a seguirci, a cliccare mi piace. Scrivete nei commenti se avete altri suggerimenti per questo o altri trucchi per i bagni. E mentre Tiziana lavora, io mi bevo il mio caffettino. Ci sono tantissime zanzare e oggi ci stanno facendo compagnia. Sì, sì. Mordendoci. Ci siamo quasi. Sportello quasi completo, tirato a lucido. C'è solo qualche pochino, qualche residuo di colla. Eccolo qua, poco poco. Diciamo che lo sportello è quasi finito, passiamo alle altre zone. Adesso andiamo a togliere quest'altra parte.